Alla pur partire. Ok, si sta registrando. E quindi Ok. se poi prende via troppa connessione, poi al massimo disattiviamo le webcam. Vai, dimmi tutto. Ale, Dimmi, mi segno poi quanto quale tempo cosa. abbiamo? Consulenza di un'ora. Ah, ok. Ah, anche questo non lo sapevo. Allora, niente, ti spiego la mia situazione. Io, come anche sono arrivato a conoscere voi e vi faccio i complimenti appunto per tutto, perché è tutto veramente utilissimo e sto seguendo tutto alla grande, con anche già i risultati. Però il punto di partenza è che ho interrotto la mia storia dopo 5 anni con la mia ragazza e niente, io ho sempre fatto il DJ in discoteca, quindi ho sempre avuto tantissime ragazze intorno a me, quindi problemi a trovare ragazze zero, anzi il problema era tenerle lontane. E negli ultimi anni, appunto negli ultimi 5 anni, ho iniziato questa relazione con una ragazza immagine appunto della discoteca, tutto è andato bene, tutto ok, per 5 anni, dopo un po' io ho dovuto smettere di suonare perché mi sono scoppiate le orecchie. Nel mentre è arrivato anche il Covid che ci ha chiusi in casa, io stando sempre con lei, dopo un po' ho iniziato a perdere la voglia, la passione, ho iniziato a trattarla male, mi ero stancato, finché un bel giorno lei ha detto: "Guarda, io ti amo sempre di più, tu mi caghi sempre di meno, quindi facciamola finita lì." Io al momento ero d'accordo, anche perché l'ho voluta io questa cosa, cioè io mi sono fatto mollare. Poi dopo hanno riaperto, diciamo, il Covid ha mollato un po', se poteva riuscire, un po' vita sociale, così ho iniziato a sentire la sua mancanza. Dopo un mese ho provato a farmi sentire, ma per lei non c'è proprio stato verso, lei non ha più voluto vedere, non voleva ritrattare l'argomento. Poi ho scoperto che ha trovato un altro, chiaramente l'esatto opposto di me, quello brutto e sfigato che però le dava le attenzioni, le diceva dice che era bella e tuttora sta con lui. E nonostante appunto io anche grazie ai tuoi corsi sono riuscito a trovare altre ragazze con le quali sto uscendo, non riesco più ad avere quella sintonia che avevo con lei, cioè nessuna mi prende tanto quanto mi prendeva lei, e quindi c'è sempre il pensiero di riuscire a recuperarla, anche per un discorso di circolo sociale, perché eravamo tutti dentro questo staff della discoteca, quindi si organizzano cene, feste, alle quali prima andavamo insieme, mentre adesso, come l'ultima, ieri sera, appunto, che sono stato, dove ce l'hai da una parte, io da un'altra, cioè, situazione un po' fredda, nonostante ogni tanto ci vediamo, qualche messaggio ce lo mandiamo, però è una situazione brutta. Mi piacerebbe ritornare alla situazione di prima in cui andavamo tutti d'amore e d'accordo e io avevo lei. Ecco, vorrei cercare di capire se può essere una cosa recuperabile oppure proprio basta, pietra sopra e chiusa lì, si continua alla ricerca di altre. Io sono molto più grande di lei perché io ho 39 anni e lei ne ha 25. E niente, questa è stata la storia raccontata. Compressa, ecco. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Ok, mi sono segnato tutto. Allora, ogni quanto spesso la puoi vedere, questa qua? A spot direi ogni weekend. Cioè io l'ho vista ieri a questa cena festa che c'è stata in un locale. Venerdì scorso non l'ho vista perché io ero via, però la sua migliore amica ha fatto la festa di laurea e ha chiamato me a suonare. Infatti mi sono chiesto: "Ma perché con tutti i DJ che c'erano lì, proprio me devi chiamare a suonare?" Però tipo, invece il weekend prima io ero a suonare in un locale e c'era lì anche lei, cioè tipo fai di media una volta alla settimana potrei vederla, Ok, per caso. sui social ci sei in contatto, tramite per esempio Sì, Twitter, sì, vi si... sì, E, sì, sì. Sì. tu posti roba, lei posta roba, vi guardate storia vicenda? Sì, io le sue le guardo poco, alcune quando capisco che è via col moroso nuovo cerco di non guardarle,
Lei le mie me le guarda subito, entro mezz'ora al massimo, ma il 90% delle volte me le guarda entro i primi 5 minuti. Ok, questo è importante, perché se non ci sono punti di comunicazione, come fai? Quindi Ah. sicuramente la cosa dei social è molto importante, quindi Sì. tieni conto che in realtà la maggior parte delle volte non sono situazioni recuperabili o comunque ci vuole così tanto tempo che non ne vale la pena. Potrebbe essere, quindi io ti dico comunque come si potrebbe fare, tieni conto che c'è ovviamente la garanzia di poter recuperare. E dipende anche effettivamente da come sta andando la relazione con questo qua. Lei è già fidanzata oppure sta solo uscendo con questo? Allora, io so che perché abbiamo tutti questi amici in comune che comunque le cose io le vengo a sapere, me le raccontano. Lei veniva a dormire a casa mia 2 o 3 volte alla settimana e nel giro di un mese so che lei va a dormire a casa sua 2 o 3 volte alla settimana. Però questo qua, chiaramente, essendo brutto e sfigato, lei non lo vuole dire in giro. Cioè, quando gli chiedono se è fidanzata, lei dice di no. E quelli che sanno che ha un ragazzo gli dicono fammelo vedere, lei dice no, preferisco non fartelo vedere. Quindi è E quindi dentro di sé. perché sta con questo qua secondo te, se sai qualche dettaglio in più? Perché gli dà, come dici tu, quel comfort che io non le davo più. Cioè io la trattavo male, dicevo che era ingrassata, dicevo, lei dopo un po' ci ha mollato. Lei proprio me l'ha detto, fa, io capisco che non ti piaccio più, non ti interesso più, sto male, quindi me ne vado. Evidentemente questo qua, non essendo un DJ, non essendo il figo della situazione, la farà sentire sicuramente meglio. Probabilmente non cioè, ti incontro che come sempre gli errori sono sempre alla base, quindi più di capire come recuperarla, in realtà bisogna capire quali sono gli errori alla base. Però adesso comunque vediamo ovviamente anche come recuperarla. Era una questione di non attenzione a livello sentimentale, cioè, però penso che Sì. l'abbiamo dato tu per primo questa cosa. Sì, Quindi, sì, 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 sì. secondo te questa è una ragazza che hai detto che ci sono insieme per 5 anni, o ho capito male io? 5 Sì, anni, ok. 5 anni, sì. Sai anche un po' delle sue esperienze passate? Sei sempre stata fidanzata, robe di questo. Sì, lei è arrivata a lavorare nella discoteca che lei era fidanzata. Io, infatti, come dici tu, quando fai tutto bene dall'inizio, infatti lei la prima sera che è arrivata in discoteca, io mi sono fiondato su di lei, gli ho detto tu sei nuova, sei carina, e ho iniziato appunto a berci qualcosa, contatto fisico qua e là, era Halloween, quindi ottobre, novembre, dicembre, in 2 o 3 mesi lei ha mollato il suo ragazzo e si è messa con me. Ok, ottimo. Probabilmente è una ragazza che semplicemente ha necessità di stare in una relazione per lo status da ragazza fidanzata. Probabilmente anche questo. Quindi Probabilmente sì. sai che molto probabilmente anche la relazione che attualmente non è particolarmente solida, e anche perché è nuova, però se comunque lei sta in una relazione semplicemente per lo status da ragazza fidanzata, che però comunque è strano perché comunque se sta in una relazione per lo status da ragazza fidanzata, quando qualcuno le chiede se è fidanzata, dovrebbe dirle sì, sono fidanzata. Quindi c'è un po' magari questa cosa che sembra che è un po' strana, però effettivamente magari se pensi di aver trovato uno con cui diciamo che di cui si Ma perché vergogna. quelli che gliel'hanno chiesto, che chiaramente me l'hanno riferito, sono anche miei amici, quindi magari lei gli ha detto no perché no, non far passare a me il fatto che sia già fidanzata, anche se lei lo sa, che lo so, però magari se incontra uno lungo la strada che gli chiede se è fidanzata, gli dirà di sì. Ok. Quindi già questa cosa sicuramente è positiva, c'è comunque una possibilità, quindi sto un attimo capendo se è possibile oppure no. Da quello che mi hai detto si potrebbe fare, non è che è una cosa impossibile. Tu per caso la guida sulle relazioni ce l'hai? Ok, No. vabbè, quella sarebbe abbastanza importante per capire poi come si gestisce bene la relazione, anche per poi andare a capire la dinamica all'indietro per andare a far breccia in questo caso, nella relazione Sì. in questo caso. Ma su quello mi permetto di dire che sono stato abbastanza bravo. Infatti la relazione l'ho voluta far finire io. Cioè, sono stato io che negli ultimi 3 mesi ho detto basta, adesso la tratto in questo modo, così mi molla. Infatti ci sono riuscito, ma mollato e poi me ne sono pentito dopo. Però fino a quel momento lì io l'ho sempre portata avanti perfettamente, senza nessun problema. Anzi, lei mi diceva sempre che è sempre stra innamorata di me, proprio perché all'inizio me lo diceva, anche se avevo il film moroso, tu eri proprio diretto a conquistarmi e hai fatto valere il tuo potere, ecco. Ok,
Allora, ti spiego un attimo come potresti recuperarla. Però in realtà, secondo me, è meglio parlare anche di altro, quindi di capire un attimo tutte le altre cose di contorno. Però adesso parliamo un attimo di come si potrebbe recuperare. Quindi, fondamentalmente, è passato, hai detto un mese da quando è finita, o quando? No, era 25 di maggio, giugno, luglio, Ok. agosto, settembre, sono quasi 5 mesi. Ok, e lei è già con questo qua da? Ah, dopo, io l'ho scoperto dopo 1 mese e mezzo. Ok, quindi comunque già qualche mese, sai più o meno come stanno andando, che attività fanno, cosa fanno loro? No, poco, perché non si vedono in giro. So che lui lo conosceva già da prima. Infatti una cosa che mi ha fatto straincazzare, che mi diceva chiacchierando, perché se ti dovessi lasciare, io prima ti lascio, poi ne cerco un altro, poi dopo quando mi ha lasciato mi ha detto io ti lascio, però voglio stare da sola, non ho un altro, in realtà ho scoperto che questo qua era già nelle amicizie, nel suo giro di amicizie già da prima. Quello che fanno con lui farà un poco, perché in discoteca insieme non si vedono, in giro non si vedono, a me, boh, staranno chiusi in casa, non so. Ok, Non so se... puoi provare a fare così, perché diciamo, poi quando ci sei dal vivo sicuramente puoi magari interagire un po' con lei, scherzare un po', scambiarti qualche battuta, però molto diciamo di sfuggita, diciamo, e vedere Sì, sempre quello un po' com'è la sua reazione. Quando la vedi che l'ho già magari fatto. è un po' presa meglio, puoi effettivamente magari interagirci in maniera più lunga e vedere dove va la cosa, però controlla sempre la sua reazione quando sei dal vivo. E via messaggio semplicemente ti comporti come se, diciamo, la cosa non fosse tra virgolette mai finita. Quindi semplicemente quando lei posta un qualcosa, lei ti risponde mai alle tue storie? Ti mette mai la Che mi reazione? commenti le storie? No, no. Ok. Solo all'inizio, tipo 2 settimane dopo che ci eravamo lasciati, ma mi ha commentato una storia. Ok. Lì, probabilmente lì era anche, cosa che era, che storia era, cosa ti ha scritto lei? Perché appunto io ho mollato la discoteca per le orecchie. Allora avevo messo una locandina dove sarei andato a suonare in un posto e lei mi ha detto: ma hai ricominciato a suonare? E io ho risposto: vado lì perché tengono i volumi bassi. E finché c'è questo Covid che non può apparire come discoteca il locale, quindi tiene i volumi bassi, lo faccio. Quando alzeranno i volumi ci penserò. Avevo risposto così. Ma sì, ci ho parlato, l'ho parlato qualche volta dal vivo, Ok, e poco. come risponde ad avvio, come la vedevi? La vedevo agitata, la vedevo che si voleva staccare, che cioè non voleva reggere il confronto. Ok, ma magari anche questo, non so come ti ponevi magari forse troppo aggressiva, troppo diretta, No, no, troppo. no, 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 assolutamente, assolutamente. Ok, prova via messaggio, prova via messaggio, controlla comunque sempre la reazione al video, quando magari la vedi, perché comunque le ragazze agiscono in base all'emozione del momento, quindi il suo umore è così un giorno, un altro giorno è un altro umore, un altro giorno ha litigato con il suo ragazzo e quindi c'è magari una possibilità, quindi l'umore della ragazza cambia nel tempo in base a quello che succede nel corso della vita, quindi non puoi mai sapere come la ribecchi, magari fra una settimana, fra un mese, fra... Sì. Via messaggio, quando riposta un qualcosa, una sua storia, meglio se magari... fai leva su cose che sai già che fanno ridere, su sue passioni, quindi in modo che vai più o meno a colpo sicuro, in modo che causi in lei una reazione positiva. Quindi è la stessa cosa che faresti dal vivo, quindi semplicemente le posta un qualcosa, le puoi rispondere in maniera breve un qualcosa alla sua storia. Adesso non so che cosa posta, non so che cosa potresti scrivere, però ti basi su quello che lei posta e magari le rispondi in maniera divertente a un qualcosa. E per esempio, magari alla cosa che ti aveva chiesto di se avevi ripreso a suonare. Dicevi che no, ho cambiato luogo perché nelle discoteche mi scoppiano le orecchie, ormai sono vicino alla pensione, magari ti fai una battuta di questo tipo. Sì, No, sì. non lo so, cioè, porta la conversazione su un tono che è divertente e spensierato e magari farla finire anche dopo qualche messaggio, così, giusto di sfuggita. E progressivamente incrementi sempre di più, ovviamente a distanza di tempo, in base a quando lei posta una storia, in base magari a quando lei magari inizia anche a scriverti lei, e la cosa cerchi di far riprendere progressivamente. Quando dopo un po' vedi effettivamente già vi siete scambiati un po' di messaggi, effettivamente in maniera positiva per 2 volte, 3 scambi di messaggi, quindi nel senso in 3 momenti differenti, in 3 giorni differenti, magari la terza o quarta volta, effettivamente, se la cosa continua ad essere positiva, puoi proporre un incontro dal vivo. Puoi anche proporlo effettivamente, semplicemente, dipende da come reagisce lei, anche semplicemente in amicizia. Chiaramente è soltanto la superficie, quello che le dici a parole, poi ovviamente non è effettivamente
in amicizia, però è una cosa che la può aiutare effettivamente nel vedersi, perché se tu le specifichi che è soltanto in amicizia, dici, guarda, lo so che sei fidanzata, però un po' di tempo, non so come la puoi mettere, Sì. semplicemente di farle capire che sai che è fidanzata, che sai che magari potrebbe essere una cosa inappropriata, che però comunque vi trovate bene, non so, magari puoi metterci una qualche scusa, per semplicemente magari per lavoro o per qualcosa, non so, devi fare il concetto è devi togliere la responsabilità da lei. Sul fatto che sta venendo un appuntamento con te e lei è fidanzata. Questo qua è il concetto. Sì, E ci ho poi da già lì. provato, non c'è verso. Però ci deve essere questa base che ho appena detto, quindi deve essere ripresa con quella cosa. Ci deve essere una conversazione che ha un tono un po' più spensierato, un po' più divertito. Puoi anche provare a, non so se tu posti magari robe con ragazze, foto con ragazze, oppure foto dove si, o spezzoni di video dove si intravede che magari sei con ragazzi o si intende. Sei con ragazze, non so che cosa che posti tu Sì, nelle a storie. volte l'ho fatto, cioè tipo settimana scorsa sono andato via 4 giorni, ero da solo, però cercavo di... Oddio, sei sparito. Mi è saltata un attimo la webcam. Cercavo di fare delle foto al ristorante o di farmi degli autoscatti che ero su una barca in modo da fraintendere che potevo essere con una ragazza. E ho cercato di... l'ho contattata perché lei è una mezza fotografa, gli piace fare le foto così. Gli ho chiesto se mi dava una mano a fare delle foto per il mio lavoro e mi ha detto di no, assolutamente. Quando ho compiuto gli anni, lei mi ha detto, mi ha fatto gli auguri, ho risposto sono vecchio, lei mi fa sei vecchio ma li porti bene e io ho detto no, guarda, in realtà li porto male, solo che è un po' che non mi vedi, magari ci becchiamo per un caffè così vedo se anche tu sei ancora carina e anche lì mi ha No, detto vedi, no. lì, no, vedi lì, quelli erano tutti segnali in realtà positivi, però non dovevi subito buttarti su di lei, dovevi lì chattarci ancora un pochino con lei, portare magari quella conversazione su un piano spensierato divertente, perché qua continua a saltare la webcam. Vabbè, comunque ti sento. Un attimo. E continuare a riportare la cosa su un piano spensierato divertente e finire la chat e la risentivi in un secondo momento, poi magari anche in un terzo momento, magari al terzo momento in cui la sentivi o al quarto momento. In questi attivi lì potevi andare per un appuntamento, sempre però ammesso che nella seconda chattata, nella terza, comunque si mantiene allo stesso tono, spensierato e divertente. L'errore è buttarsi subito su di lei. Quindi questa qua è un po' la questione, crea interesse tramite diciamo, quello che posti, tramite le storie che posti, i post che metti. Se magari sai anche un po' le sue passioni, tu per caso posti anche le storie su WhatsApp e lei te le guarda? No, storie su WhatsApp non le ho mai postate, ma lei non le ha mai cagate, le storie su WhatsApp, Perché non le ha mai su viste. WhatsApp puoi anche mettere le storie che vabbè, continua a saltare. Vai, vai tranquillo. Vabbè, facciamo solo audio. Su WhatsApp puoi anche mettere un'impostazione dove vede le storie soltanto una persona, però lei non lo sa. Quindi Ah. lei ha la percezione, tu stai mettendo quella storia che la vedono tutti, però in realtà tu la stai mettendo soltanto per lei, ma lei non lo sa e la vede Oh, soltanto non lo lei. sapevo questo. Sì, fai lì dalle impostazioni, fai vedere la storia soltanto a questi contatti, però tu metti soltanto un contatto e che è lei, lei non ha questo tipo di percezione, lei pensa che è una storia che hai messo per tutti, che la vedono tutti, e su Instagram non si può fare questa cosa, puoi mettere la lista dei, diciamo, degli amici stretti, però lei sa che rientra in quella lista lì e quindi Sì. lo sa che lo stai mettendo soltanto per lei e quindi non si crea lo stesso tipo di effetto. Poi magari provare a mettere anche delle storie su WhatsApp per vedere se magari lei le guarda e a un certo punto mettere delle storie che sono soltanto per lei, dove vai a far leva su cose che sai che piacciono molto a lei. Se sai un po' le sue passioni, quello che le interessa a lei, metti un qualcosa che, non so, le piace andare al, non so, al concerto di un certo artista e tu vai a Sì. vedere quel concerto, che so che non so se ci sono attualmente, e metti una storia dove sei a quel concerto, molto molto probabilmente lei ti risponderà a una storia di questo tipo. Quindi mettere Ho cose che sono capito. proprio in target con quello che a lei interessa, le sue passioni, cose che la fanno ridere, eccetera. È un po' questo principio di, per esempio, per scrivere un ottimo primo messaggio, se tu ti ricordi una cosa che, quindi parlo di interazioni quando approcci per esempio una ragazza al vivo, e Sì. la fai molto ridere nella conversazione al vivo, se ti ricordi poi la cosa che l'ha fatta ridere molto al vivo, puoi utilizzarlo come primo messaggio, ed è un primo messaggio che molto sicuramente la farà rispondere. Quindi andare a far leva sulle su cose che la fanno ridere, sulle sue passioni, sui suoi interessi, eccetera. Ok. Puoi anche provare un po' con la preselezione a far vedere, far intravedere magari che sei con ragazze, comunque la cosa deve essere in barca, sì, dipende anche da come lo fai vedere.
quello che utilizzo quando posto il sito sul mio Instagram personale, metto magari la foto di, non so, siamo magari in un bar e metto la foto di due bicchieri di vino, dei due cocktail, e magari si intravede un po', magari si intravede, non so, la borsa della ragazza, quindi si capisce che è una ragazza, Sì. oppure anche se non si vede la borsa, tanto le ragazze vanno sempre a pensare che sei con un'altra ragazza, se vedono due Sì. cocktail. Magari tu sei lì con un tuo amico e fai la foto ai due cocktail che ci sono sul tavolo e lei pensa che sei lì con un'altra ragazza. Dopo delle volte lo si può far vedere anche proprio in maniera più, diciamo, sempre magari in maniera più esplicita, però sempre in maniera indiretta, nel senso che non deve essere il focus della storia a far vedere, ah, toh, guarda, sono con una ragazza. Non so, magari Sì. Sì. in dei modi più divertenti, delle volte magari quando vado a fare delle volte la spesa con una ragazza, magari faccio vedere che, non so, che lei sta mettendo tipo un sacco di roba nel carrello e io dico, ah, stupido supermercato, robe così, non lo so, scenette divertenti, però farlo vedere in maniera più o meno indiretta, magari si intravede anche dal video che sei con una ragazza, quindi questi modi qua per, diciamo, andare a far leva sulla preselezione. E Sì. poi, come ti ho detto, ci deve essere il sottostante di quando chatti con lei o quando ci interagisci al vivo. Se vedi le risposte positive, vai avanti per un pochino, però poi staccati, ripeti la Sì. cosa un, due, tre volte, la terza, quarta volta. Se effettivamente vedi che la risposta continua a essere positiva, se addirittura lei ti scrive, poi invece puoi protrarre la cosa più a lungo e fare anche un invito per appuntamento, in maniera però, diciamo, dove lei non si sente responsabile dell'appuntamento. Questo è un po' il concetto, per la Sì. situazione specifica, in questo caso specifico. Se fossero state altre situazioni, sarebbero state altre spiegazioni. In questo caso specifico, questo è il modo in cui procedere. Ripeto, non c'è la garanzia di riuscire a farlo. Capito. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.